Dolmelletto Santià. Seconda vittoria consecutiva per il Santià, che sbanca Dolmelletto per 2-1. Occasione clamorosa in avvio per i ragazzi di D'Agostino. Comotto offre un cioccolatino a Traversini, che manca incredibilmente l'impatto con il pallone. La risposta di Dolmelletto sul tiro a giro di Poletti, tutto facile per De Perù. Al 14esimo, seconda occasione clamorosa per gli ospiti. Questa volta è Zalmanian a divorarsi il gol a tu per tu con Bertoglio, che in uscita disperata riesce a salvare la propria porta. Sul ribaltamento di fronte, punizione di Albanese, tutto facile per De Perù. Continua a rendersi pericoloso il Santià. Zalmanian per Sebastiano Comotto, Bertoglio in due tempi fa sua la sfera. Alla mezz'ora, bello spunto sulla sinistra di Martella, De Perù respinge. Un minuto dopo, Dolmelletto in vantaggio con il classe 2002 Maurizio Zardi, che sottoporta è freddissimo nel battere il portiere ospite. Tre minuti dopo, padrone di casa vicinissimi al raddoppio, De Perù versione Garella risponde con i piedi al tentativo di Bonomi. Nella ripresa, dopo tre minuti, Albanese aggancia Federico Comotto in area di rigore. Il signor Giovannini di Ivrea non ha dubbi ed indica il dischetto. Dagli 11 metri, Zalmanian trasforma. Tre minuti dopo, situazione ribaltata. Al termine di una splendida azione colale, Zalmanian raccoglie palla, si gira e trova lo spazio per far partire un diagonale che non dà scampo a Bertoglio. Il Dolmelletto prova a reagire all'1-2 ospite con il positivo Montagnese. Conclusione, fuori di un soffio dopo una bella azione personale. Al 32esimo, secondo rigore di giornata per gli ospiti. Lì che a terra gli è entrato Pairotto. Anche in questa occasione il direttore di gara indica il dischetto. Dagli 11 metri si ripresenta Zalmanian. Bertoglio si supera e respinge. Al 90esimo, punizione di Martella. Palla alta sopra la traversa. Ci prova ancora calcio piazzato Dolmelletto. La punizione di Romano al terzo di recupero è pericolosa. La parata di De Perù semplicemente decisiva.